Radio Forcella on the road, buonasera a tutti. Mi trovo nel porto di Napoli. Allora cerco di fare una diretta molto particolare. Spero di pubblicarla anche su YouTube. Oggi c'è venerdì 22 luglio, le 20:23. E come dicevo, vorrei fare una diretta dove posso pubblicarlo tranquillamente su YouTube. Naturalmente poi lo pubblicherò anche su Rumble. Ebbene, comunque, prima di andare a sodo, per chi si è messo in ascolto in questo momento, è in corso sempre il famoso golpe politico giudiziario del 1989, dove la massomafia massonica, ordini, logge e setta stanno comandando questo paese. E dal 2020 sotto la dittatura sanitaria. Vabbè, questo lo sapete già. E quindi, ebbene, questa sera vorrei fare un messaggio al boss, al caro signor Mattarella, Sergio Mattarella, che cacchio, è riuscito a impadronirsi dell'Italia. Bravo Mattarella, ti faccio i miei complimenti. Peccato che ho la mano occupata, è perché uno è libera e l'altro ce l'ho impegnato a tenere il telefonino. E non c'è nessuno che possa fare la cortesia di leggere il telefonino, se no ti facevo un applauso, perciò. Però ti faccio i miei complimenti. In questi 34 anni sei riuscito a inculare il popolo. In questi 34 anni i tuoi amici mafiosi, in collaborazione con la massoneria satanista che governano il mondo, siete riusciti a impadronire del paese. E niente, Mattarella, io ti posso dire solo una cosa, che non è più necessario che tu continui a prendere per il culo la gente riguardante questa pantomima. Tanto sappiamo benissimo che questa pantomima è tutta una pagliacciata per mascherare questo colpo di Stato che tu e i tuoi amici mafiosi lo avete fatto. Sai Mattarella, questo colpo politico lo voleva fare la buonanima di Borghese, Giulio, il famoso Giulio Saverio Borghese. Colui che nel 5 dicembre del 70, vabbè, avevo pochi mesi, io sono nato il 5 marzo, e Borghese voleva fare questo colpo di Stato il 5 dicembre, che poi cose hanno sconosciute, questo golpe alla fine non è stato più fatto. E quindi, forse, evidentemente il golpe era troppo presto, perché forse negli anni 70 il popolo italiano era ancora sveglio, era ancora guerriero. A quell'epoca, prima che nascessi io, negli anni 60, alla fine degli anni 60 c'erano le lotte, manifestazioni studentesche, lavoratori, di tutte altre classi, sigle lavorative che poi è studentesche che io non mi ricordo, avevano fatto manifestazioni. Forse se Borghese avesse fatto questo colpo nel 70, il popolo si sarebbe ribellato. A quell'epoca c'era anche gli apparati dell'esercito, forze dell'ordine, addirittura la mafia e la camorra erano pronti ad effettuare questo colpo di Stato.
Ne ho anche parlato nelle vecchie puntate di Radio Forcella, del famoso golpe borghese. E che però naturalmente questo golpe alla fine è stato bloccato, in senso che chiamarono Borghese e dissero lascia stare perché forse a quell'epoca era ancora troppo presto e perciò era troppo presto. Aspettiamo alcuni anni, esattamente nell'89, dove questa mafia criminale decise di attuare a poco questo golpe, cominciando prima dalla magistratura, poi nell'apparato delle forze dell'ordine e poi fino a Montecitorio. In poche parole, la massomafia è riuscita a penetrare nella politica, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, con dei trucchetti. Poi è nato il modello 45, modello che poi possono anche sabotare le denunce. E poi altro. Come vi ricordiamo anche lo scandalo della P2, di Diciogelli. All'epoca la massoneria voleva cercare a tutti i modi di entrare nella politica. Naturalmente questo tentativo fu stato sventato pure e perciò. Poi ve l'ho detto, ci sono riusciti nell'89, poi nel 92, come vi ricordate, la massomafia insieme a Rothschild decisero di uccidere i due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Loro sapevano sicuramente tutto. E allora il sistema, per paura che venissero sgamati, decisero di pagare la mafia e di uccidere i due magistrati che avevano scoperto questa verità. E nel frattempo loro hanno continuato a crescere, cominciando un po' a manipolare i media del popolo, facendoli distrarre anche con alcuni programmi televisivi, poi con la politica, poi l'ascesa di Berlusconi, il finto uomo di destra. E volevo dire una cosa a voi che dite destra, sinistra, quelli della sinistra, dice, quelli della destra sono fascisti. Ma è la dimostrazione che siete un branco di dementi, perché a 51 anni ho scoperto che, anzi, da 30 anni, anzi, ho scoperto che destra e sinistra non esiste più. Esiste solo un partito unico, quello della mafia, che governa questo paese. Fanno finta naturalmente di dividere maggioranza e opposizione per fare le finte i litigi, per farvi tenere distratti a voi. E nel frattempo succedono altre stragi pure. Poi nel 2001 pure il G8, quello di Genova, sapete già quello che è successo, e tanti altri. Scusate, ho perso il filo, ogni tanto capita. Ho voluto dire gli epilogali di alcuni avvenimenti che sono successi dall'89 a oggi e anche molto prima, dal 70. Forse il motivo che la massomafia hanno voluto sospendere questo tentativo di golpe da parte di Borghese è perché a quell'epoca era ancora troppo presto per mettere l'Italia sotto dittatura e perciò. Ah, non dimentichiamo anche l'omicidio del povero
Piersanti Mattarella, il fratello del boss che sta a Montecitorio. Il caro Mattarella, il caro Sergiuccio. C'era pure Mattarella nell'80 quando fu stato ucciso il fratello. Forse so chi è stato, ma per adesso non ve lo dico ancora. Ci vogliono prima le prove. E forse ve lo dirò. E comunque, parlando di Mattarella, che poi come per magia è diventato il presidente della Repubblica, voi avete visto che negli anni abbiamo avuto dei governi non eletti da noi, perciò lo sapete molto bene, lo sapete molto bene. E secondo voi per quale motivo? Abbiamo avuto questi rappresentanti non eletti da noi perché dobbiamo ringraziare la massomafia e i poteri criminali del Bilderberg che operano fuori. E ecco un po' il Deep State, ragazzi. Anche loro sono i responsabili. Nell'89 penso che la caduta del muro di Berlino abbia peggiorato la situazione, perciò. E infatti hanno importato il comunismo fino da noi, facendo vedere il lato oscuro del comunismo. E lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo tutt'oggi. Ve lo ripeto, se voi credete che il fascismo esista, il fascismo è finito nel 45. Quando i partigiani fecero fuori Mussolini. E da tanto il fascismo è finito, nel 45, quando è finita la Seconda Guerra Mondiale. La mia povera mamma ha subito la Seconda Guerra Mondiale, era piccola, e me lo raccontava. Mia mamma aveva altre cose che mi poteva raccontare, però purtroppo l'11 agosto del 2000 mia mamma è morta per colpa del diabete e quindi e poi sono rimasto da solo. E comunque, e vabbè, quello che vi ho detto, vi ho voluto riepilogare di alcune cose, avvenimenti che sono accaduti da anni passati fino ad oggi. Quello che oggi siamo arrivati di fronte a un paese totalitario, un paese governato dalla mafia pedocomunista e dalla massoneria e dalle famiglie criminali, mafia, camorra, 'ndrangheta che si sono unificate fra loro e stanno comandando questo paese. Grazie a una finta pandemia, anzi pantomina che è meglio. E niente, vorrei dire una cosa al caro boss Sergio Mattarella. Caro Sergio, io ti posso dirti solo una cosa, di dire al popolo italiano la verità, che non c'è nessuna pandemia. Devi dire al popolo che questa finta pandemia è tutto una scusa per nascondere il colpo di Stato, perciò. Beh, Mattarella dice, se dico la verità, il popolo mi salterebbe addosso. No, caro Sergio, il popolo italiano non ti salterà addosso, non ti preoccupare. Se tu dici la verità che tu hai preso per il culo molti italiani, se tu dirai la verità che questa pantomima è tutta una stronzata, vedrai che loro non ti faranno nulla. Tu dici, come fa a dirlo? Te lo dico io, Sergio. Il popolo.
oggi ha paura. Ha paura di te, ha paura della mafia, della camorra, dell'andrangheta. Quindi, se il popolo, lo sai molto bene Sergio, che se il popolo italiano cercassero di reagire contro di te, che cosa succede? Succede che loro sanno benissimo che tu gli scagliaresti addosso, non dico la mafia, perché puoi anche scagliargli la mafia contro, perciò contro il popolo, tanto così eviterai a far sporcare le mani ai poliziotti e all'esercito. Quindi anzi, questo video deve arrivare direttamente al caro presidente mafioso della Repubblica. E io, Cannibal Gianfranco, nato il 9 marzo del 70 a Napoli, ti dico che puoi dire la verità tranquillamente, caro Mattarella. Tanto il popolo non reagirà contro di te, non reagirà, non faranno nulla, perché loro adesso lo sanno. Un pochettino lo sanno, altri invece sono a dubbio, perciò lo puoi dire Sergio, lo puoi dire che questo è un colpo di Stato, questa pandemia non esiste, è tutto inventato da te e dagli amici massoni del Bilderberg e del Deep State, perciò puoi dirlo tranquillamente, tanto non succede nulla, te lo garantisco. Perciò il popolo è schiavo, il popolo non ti faranno nulla, perciò puoi dirlo tranquillamente, però non devi rompere i coglioni alla gente come me e alle persone oneste che non vogliono essere sottomessi dalla mafia e dalla massoneria. Perciò, caro Sergio, io ti voglio fare una proposta. Se tu fare il bravo, e fare quello che dico io, allora sono pronto anche a lasciarti in pace e a lasciare l'Italia quello che vuoi. È una piccola proposta, Sergio. È semplice. In poche parole, voglio che io e tutti quanti noi ci devi lasciare in pace e semmai siamo pronti anche a lasciare questo paese. Sì, a lasciare questo paese. Tanto, dato che le mie battaglie per cercare di salvare il popolo e risvegliare molte coscienze è fallito, e dato perché il popolo ha paura, allora ho detto basta, però io, il sottoscritto, non voglio essere né schiavo di te, né della massoneria e né della mafia pedocomunista. Perciò, caro Sergio, se tu ci lasci in pace, ci dai la possibilità di andarcene via, dopo puoi fare quello che cazzo vuoi tu. Se il problema sono io e quelle poche persone risvegliate, diccelo, non ti preoccupare. Oppure, agli italiani intelligenti, quei pochissimi, quel 10%, quei pochissimi che hanno la situazione economica ancora bene e vogliono lasciare questo paese, lasciali andare. Mentre invece quelli come me che non hanno i soldi, tutto semplice, ci paghi, ci dai i soldi per il biglietto, ce ne andiamo via e tu puoi comandare, tu e i tuoi amici mafiosi, questo paese. Senza problemi, Martarella. Quindi, se tu accetti questa mia proposta e ci lasci liberi, naturalmente te l'ho detto, e ci paghi, noi ce ne andiamo via. E quello che succede in Italia è
pazienza, vorrei dire che farà la fine della Tunisia, che poi nell'87 è caduta in dittatura, e che i servizi segreti italiani ci mandarono Ben Ali a distruggere il paese. All'epoca non c'era la pantomima, perciò nell'87 le dittature si dichiaravano. Oggi invece le dittature si nascondono sotto un finto Pippus, perciò caro Sergio, se tu vuoi governare tu e i tuoi amici mafiosi e volete fare le cose illecite, volete distruggere l'economia italiana, accomodati. Però a condizioni, ci devi pagare, ci devi dare i soldi, perché io purtroppo quello che prendo è po prendo pochissimo, quindi non posso neanche farmi un biglietto per pagare un barcone delle ONG, perciò sì, caro Mattarella, se tu fai il bravo e dici la verità, che questo è un colpo di Stato e non c'è nessuna pantomima, e ci paghi, noi ce ne andiamo via. Anzi, cercherò di convincere pure mia sorella, mio cognato, mia nipote a venire via con me. Perché ora che questo paese comanda la mafia, purtroppo qui non c'è più speranza. E allora, caro Sergio Mattarella, di la verità al popolo, te lo ripeto, il popolo non reagirà contro di te, te lo garantisco. Io pure oggi sono sceso a una manifestazione, poca gente, il resto tutti con la museruola, perciò oramai il popolo hanno subito il lavaggio del cervello, ok? Perciò, caro Mattarella, anzi oggi abbiamo 22 luglio, ti do tempo fino al 17 agosto per dire la verità agli italiani, che questo è un colpo di Stato, mascherata da pantomima, perciò te lo garantisco, Mattarella, te lo garantisco, puoi dire tutta la verità. Non c'è problema, puoi dire la verità, dirai che li hai presi in giro e che se, dirai i loro piani che vogliono fare tu e i cari amichetti dell'elite, della mafia e della massoneria. E così la finiamo con questa pagliacciata, hai capito? La finiamo con questa pagliacciata. Quindi di al popolo tutta la verità. Ti do tempo fino al 17 agosto, poi se entro il 17 agosto non dirai al popolo la verità, che questo è un colpo di Stato e che l'hai preso in giro, e soprattutto se dopo il 17 agosto non manterrai i patti, allora ti riserverò a te una bella sorpresina, ma non te lo dico adesso, perciò lo scoprirai solo vivendo, caro Mattarella. Quindi tu e caro Draghetto, cominciate a fare i bravi bambini, che ultimamente vi state facendo dei cattivelli, perciò, caro Sergio, pagaci, dacci i soldi almeno per il biglietto, per lasciare questo paese, e dopo non ti diamo più fastidio. E se lo farai dopo, dopo chiuderò tutto, in senso che non mi occuperò più di questa situazione in Italia, di questa dittatura. E è chiaro, perché dopo, una volta che avrò lasciato questo paese, chi se ne frega, tanto il problema sono degli italiani che hanno subito il lavaggio del cervello e non certamente da me. Perciò io e quelle poche persone che siamo rimaste, noi schiavi non vogliamo essere, punto e basta. Quindi ti sto facendo un'offerta, Sergio. Te lo ripeto per l'ennesima volta, il popolo fuffidiota,
non farà nulla su di te, te lo garantisco. Oramai sono tutti muscolarizzati, sono tutti schiavizzati e soprattutto non reagiranno, non ti preoccupare. Oramai hanno paura di te, hanno paura di perdere tutto, vabbè, tanto prima o poi perderanno, perciò perderanno molti soldi nei portafogli e cominceranno la fame, ma problema loro. L'importante è che non rompi le palle a me, alla mia famiglia e ai miei amici. Punto. Ok? Quindi, oggi 22 luglio 2021, ti do tempo fino al 17 agosto. Vedi un po' tu. Te l'ho detto, io manterrò la parola. Se tu dirai la verità al popolo, che l'hai preso in giro, e ci pagherai a noi, io mi faccio il biglietto, prendo un mezzo, un aereo, una nave, quello che mi capita e lascio l'Italia. Me ne vado in un altro paese dove mi faccio una nuova vita e spero di portare con me anche la mia famiglia, i miei amici, quelle poche persone care, gli altri purtroppo chi non verranno, a me mi dispiace. Mi dispiace con tutto il mio cuore, però purtroppo sono sicuro che loro non verranno, perciò altri invece che stanno bene economicamente, sicuramente riusciranno ad andarsene via da questo paese, perché oramai si è visto chiaro che il popolo non reagisce. Non sono come i francesi che loro hanno più dignità. Qua in Italia la dignità italiana l'hanno persa, perciò in questi anni, con le vostre TV, con le vostre... i lavaggi del cervello, di tutte le propagande, tutte le stupidaggini che avete raccontato al popolo, oramai sono caduti di questa Matrix. Sono caduti dentro a questa Matrix. Io in questa Matrix me ne sono uscito perché ho capito che era tutto una trappola. E me ne sono uscito. Ah, che bello! La motonave Amerigo Vespucci attraccata a Napoli. Eccola, non so se lo vedete. Bellissimo, vero? Ecco la nave sicuramente della SNAV pure. Appena partito, diretto a Palermo. La terra dove vive, dove è nata la mafia. Il braccio armato della massoneria. Come lo è pure la camorra. L'andrangheta pura. Perciò, per l'ultima volta, Sergio, di la verità al popolo. Te lo garantisco, il popolo non reagirà. Non reagirà perché oramai hanno paura di te, hanno paura del boss mafioso. Perciò, Sergio, di la verità. Te lo garantisco io, te lo dico io perché tutti i giorni scendo. E vedo la gente tutta con le museruole, con la testa inchinata e che oramai sono diventati degli automi. Perciò ogni tentativo di ribellione contro di te è zero, perché tanto non ti preoccupare. Anzi, già si fossero ribellati l'anno scorso e perciò stai senza pensiero, Mattarella. Il popolo contro di te non reagirà, e poi tanto tu c'hai mafia, camorra, 'ndrangheta, forze dell'ordine, esercito dalla tua parte, perciò anzi manca solo l'Eurogend 4 e abbiamo completato la carrellata, perciò caro Sergio, io sono stufo delle bugie che dice Draghi, il tuo governo, basta. Basta, basta. A noi lasciaci liberi e noi rilasceremo in pace te, la mafia e la camorra. Te l'ho detto, te lo do tempo fino al 17 agosto. Poi il 17 agosto scoprirai quello che farò. Ma per adesso ti dico solo una cosa. Di la verità. Dì agli italiani che siamo in dittatura e
E soprattutto lasciaci in pace noi. Se ci lascerai in pace noi e fare quello che ti dico io e ci paghi, te lo ripeto per l'ultima volta, io e spero di portare con me pure la mia famiglia, facciamo i bagagli, ce ne andiamo via. Punto e basta. Quindi spero che questo messaggio ti arrivi a Montecitorio. E soprattutto fammi sapere, te l'ho detto, io aspetto fino al 17 agosto. Vediamo che mossa farai. Però non fare il furbo, perché dopo saranno cavoli amari, perciò ti consiglio di comportarti bene con me. Altrimenti dopo saranno cazzi amari. Perciò se tu pensi che ho paura di te, ti sbagli di grosso, tu non mi fai paura. Né tu, né la mafia, né la camorra. Perciò, caro Mattarella, ti consiglio di non fare il furbo. Se vuoi che le cose per te vadano bene, te l'ho detto cosa devi fare. Dichiarare al popolo che questo è un colpo di Stato, che questa è una dittatura. E soprattutto lasciarci in pace a noi. Te l'ho detto. Pagaci, noi ce ne andiamo. Con i soldi, dopo. Ce ne andiamo in un altro paese dove io e con la speranza della mia famiglia ci faremo una nuova vita. Ed è l'Italia. L'Italia pazienza. L'Italia pazienza. Vorrà dire che farà il suo corso. E per uscire dalla dittatura aspetteranno tra circa 23-3 anni, oppure fra 23-30 anni pure, 60 anni. Può essere che tra 30 anni non ci sarò più. E quindi pazienza. Io ti ho dato questo messaggio. Aspetto fino al 17 agosto. Vediamo tu che cosa farai. Io aspetto. E niente. Vediamo un po' che cosa farai. Spero che non farai il furbo. O se no, povera te. Ok, spero che questo messaggio gli arrivi al Quirinale. E prima di chiudere voglio lasciare un messaggio anche a quel 10% degli italiani svegli pure. Lo so, voi chi ha la forza continuate a lottare. Se non ce la fa, se non ce la fate. Ve l'ho detto, se avete la possibilità economica e avete molti soldi, fate i bagagli, lasciate l'Italia e andate in un paese dove la dittatura non esiste. Vi ho detto tutto. Ok, ragazzi, adesso pubblicherò questo video su YouTube e niente, stasera farò un'altra diretta su Facebook e niente, vi auguro una buona serata. Ecco qui la luna. Faccio vedere lo spettacolo della luna. È l'immagine dell'Amerigo Vespucci. Guardate com'è bella questa nave. Ok. Vi auguro una buona serata e buona cena a tutti da vostro Gianfranco. Ciao, che Dio sia con voi.